Allora, ragazze, benvenute alla mia serie di video Scorciatoie e ostacoli per rimanere toniche e snelle. Mi chiamo Elaine Barbosa. Mi siedo un attimo, ok? Forse ho convinto me stessa che ho già provato di tutto e ormai sarò grassa e molle e... Quindi ragazzi, a questo punto cosa faccio? Faccio un esercizio, mi metto lì e scrivo le cose che ho già fatto, scrivo cosa potevo fare di più, cosa mi è mancato, perché questa cosa non ha funzionato. Smetto di piangermi addosso e dire oh ma povera me, non mi funziona niente e agisco. Perché dal momento in cui io realizzo, mi rendo conto che quello che sto dicendo magari non è proprio la verità dei fatti, agisco, mi metto in azione e vado a cercare qualcosa che funziona e vado a iscrivermi a un nuovo programma di attività fisica, ricomincio, ma non sto lì ferma a piangermi da sola e nemmeno a convincermi veramente che tutto quello che ho fatto fino adesso è stato inutile. Quindi è importante, ragazze, questa cosa di realizzare, di smettersi di piangersi addosso. E darsi da fare, entrare in azione, perché quando io agisco le cose accadono, le cose bam, succedono, succede una magia. E poi, come Jim Rohn diceva, nessuno, ma proprio nessuno può fare i piegamenti a posto mio, solo io, solo io. Per cui se io non mi muovo, se io non mi do da fare e non scelgo quale attività fisica fare, quando fare, nessuno lo farà per me. Per cui se io non sono in forma e accetto quella realtà, basta, è finita. Quindi bisogna darsi una vera svegliata e decidere sul da farsi. E la cosa bella, ragazzi, è che c'è sempre tempo, sempre tempo. Fortunatamente possiamo sempre mettere giù un programma e seguirlo a lungo nel tempo, perché uno degli errori che spesso le donne fanno è cominciare tante cose qua e là e non concludere niente. Bisogna iniziare a dare il tempo al corpo, alla mente, a creare quell'abitudine dell'allenamento X ore, X giorni, creare l'abitudine di fare attività fisica, un'abitudine sana che va portata per il resto della vita, per il resto della vita. Quindi basta, finito, qui mettiamo una croce, sta storia di ho provato tutto e per me non funziona, basta. Non si può più, è finita, eh? Ci mettiamo subito in azione. E cosa possiamo fare, ragazze, per far sì che le cose funzionino per noi? Prima di tutto, scegliere appunto un programma, quello che decidiamo noi, un'attività fisica che secondo noi è quella giusta, e seguirla e darle il tempo e dare l'opportunità che quell'attività fisica funzioni. Per cui la seguo, faccio quello che mi dice l'istruttore, l'insegnante, e la faccio veramente. Non la faccio scherzando, la prendo seriamente. Una sana abitudine che la porto indietro con me per un lungo periodo. Non che comincio o non comincio, dico vabbè, inizio lunedì, è questa cosa che non inizia mai, che non inizia mai. Vai, comincia. Un modo per far sì che le cose funzionano. È fare quella cosa. Se io non la faccio, quella cosa non funzionerà mai, 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 mai. Prova a fare quello che hai deciso, prendere una decisione, cosa farò? Ma questo potete farlo subito, già da oggi, no? Chiudiamo questa diretta in un modo positivo. Voglio fare un'attività fisica, no? Smetto con questa storia di niente funziona per me, decido di fare un'attività fisica. Per quanto tempo? Scrivo, metto su carta, ragazze, voglio fare questa cosa, la voglio seguire per... e poi seguo il mio programma. Anche perché ogni volta è un spreco di energia. Stai lì a pensare, oh, ma questo, ma inizio e non finisco. Pensate che spreco di energia ogni volta decidere quale programma di allenamento seguire. Che cosa fare, che cosa non fare. E quindi dicevo che quando io scelgo un'attività fisica, un programma, io so che quella cosa mi deve durare nel tempo, io devo dare
la possibilità di far sì che quell'attività per me funzioni, che vada avanti, ok? Non che io comincio e dopo o non comincio mai o inizio e poi smetto. Questa è una cosa, quindi non rendersi mai troppo presto. E poi ovviamente assicurarsi che quello sia l'allenamento giusto per te. Perché a volte sì, è vero, iniziamo a fare un allenamento e non è quello giusto. Per cui finisce che in poco tempo lo molliamo, non abbiamo più l'incentivo, la voglia. Per cui è certo che quando io scelgo un'attività fisica da fare, devo scegliere anche l'attività con una persona che mi piace, un'attività che mi piace, cioè se non mi piace stare in silenzio e rilassata, magari non vado a fare lo yoga, perché scusate, non è che tutti gli yoga sono lì in silenzio, rilassata, a meditare. Insomma, magari non vado a fare il tai chi, ecco, che so che è una cosa molto interna. Se non è il mio momento per fare quell'attività, ne scelgo un'altra. Perché l'importante è anche sapere che devo scegliere qualcosa che vada, che mi sostenga, che mi aiuti. E poi qualcosa, io suggerisco anche un'attività che ad esempio tu possa fare già anche a casa tua, specialmente nei giorni d'oggi che non si sa quando si può uscire e quando non si può uscire. Ragazzi, qualcosa che se non hai la possibilità di uscire la fai anche a casa, perché è certo che se io inizio un'attività, un allenamento, e poi una settimana riesco a farlo, l'altra non riesco, un mese sì, un mese no, cioè, lì è veramente, lì vado a dire ho provato di tutto, ho fatto di tutto e non funziona, ma è perché manca la frequenza. Trovate anche qualcosa che sia molto a vostra portata di mano, trovate tutte le scorciatoie, no? Nel senso che deve essere un allenamento che è facile da fare, facile da raggiungere. Tipo, se hai un allenamento che lo fai da casa, come ad esempio il mio programma è la workout, puoi allenare, puoi svegliarti al mattino, ti alzi, le mie allieve, alcune si alzano presto al mattino, infatti, o chi alle 6 del mattino mi ha detto che si sta già allenando, si alza appunto prima che magari si svegliano i bambini, prima che inizia il tram tram. Adesso, per carità, non ti sto dicendo di allenarti alle 6, perché so che magari svieni solo il pensiero, ma ti dico che scegli qualcosa che è già lì a portata di mano, che non devi far fatica andare a prendere, che non devi spingerti troppo, perché altrimenti infatti finisci che smetterai. Scegli l'attività, quella che sai che è a portata di mano, che ce la fai fare, che la fa seguirla, che ti dà piacere, che ti senti bene in fare quell'attività e che non sarà ogni volta una sofferenza, un dover andare chissà dove a fare quell'attività. E quindi niente, adesso vi mando un bacio, vi saluto, un bacio, ciao!